Ciao a tutti i Colors, vi saluto con 3 kg di capelli in meno per fare un video tag diverso dal solito. Ebbene sì, perché a dispetto del titolo più fantasioso del solito, mi sto ripetendo, anche questo è un video tag, ma l'ho voluto fare perché si tratta di un tag sul canto. Chi mi conosce bene e chi mi segue da un po' di tempo sa quanto io ami follemente cantare. Quindi io direi di partire con le domande. Ah no, Madonna, mi stavo dimenticando una cosa importante. Il video tag è stato creato da Roberta Caponigro. Scusami, Roby, non è stata una dimenticanza voluta. Da quanto tempo canti? Allora, penso che si riferisca, si parli in generale in questa domanda, in quanto Roberta ha dato una risposta molto simile a quella che darò io. Io ho iniziato a cantare del tipo da quando ho iniziato ad articolare le parole. Io ero un bambino che a 2 anni parlava già piuttosto bene, per carità. Non avevo il vocabolario ricco che posso avere adesso, modestia a parte. Però diciamo che quelle parole conoscevo, non le sbagliavo, tutto lì. Poi vabbè, alcune volte mi correggevano e io non volevo essere corretto, perché non era molto umile da piccolo, però questa è un'altra storia. Quindi canto praticamente da quando ho memoria. Hai mai studiato canto? Sì, ho studiato canto per 1 anno e mezzo, dopodiché contingenze economiche non mi hanno spinto a smettere. Un giorno mi piacerebbe riprendere, ma non ho idea di quando. Qual è il genere musicale che canti o ascolti più spesso? Diciamo che una canzone di base mi deve colpire. Non sto lì a guardare, oddio, questa è una canzone rock, io non ascolto rock, eccetera. Però tendo al pop e al leggero italiano e straniero. Hai mai cantato di fronte ad un pubblico? Sì, anche da piccolo ho partecipato a delle rassegne canore. L'ultima volta che ho cantato di fronte ad un pubblico è stato nel Capodanno a cavallo tra il 2015 e il 2016. Perché purtroppo da quando non studio più non ho più occasioni per cantare come prima. Come definisci la tua voce? Un trombone. No vabbè, a parte gli scherzi, è una voce baritonale che è una caratteristica che a quanto pare piace. Anche se io non la trovo brutta, almeno non ci trovo nemmeno niente di speciale, la trovo una cosa normale. E anche se devo dire che la preferisco cantata piuttosto che parlata, perché penso che cantata tiri fuori delle potenzialità che parlando non vengono fuori per forza di cose. Hai mai ricevuto critiche dopo aver cantato un brano? Allora, se parliamo di critiche costruttive, no. Però quando ero un po' più piccolino avevo dei canali dove cantavo solamente e mi sono visto scrivere delle critiche pesanti che non ci stavano. Per fortuna io sono stato costretto ad avere le spalle larghe e quindi non me la prendevo già allora più di tanto. Qual è il tuo cantante preferito? Non ho più un cantante preferito, sono sincero, è stato Max Pezzali per tanti anni. Adesso mi sembra essere diventata la copia mal riuscita di J-Ax, perché per quanto J-Ax non mi piaccia come genere, però è bravo nel suo genere, non so se sono riuscito a spiegarmi. Mentre invece Max Pezzali, che tenta di fare J-Ax, tira fuori secondo me un risultato pietoso. Non me ne voglia, però veramente non è Max Pezzali quello. Se potessi, sì, certo, se potessi duettare con qualche cantante famoso, chi sarebbe? Beh, purtroppo almeno un paio ci hanno lasciato, non ci sono più. Io oserei duettare con Mia Martini, non perché mi ritenga alla pari, anzi, però che mi piacevano troppo le sue canzoni, mi piacciono troppo le sue canzoni, e avrei osato duettare anche con Mango, però purtroppo non ci sono più e non lo posso più fare.
Se invece parliamo di cantanti vivi in attività, mi piacerebbe buttare con Blake Shelton, che se non vedete i Britain's Got Talent, no, America's Got Talent, difficilmente saprete chi è. Poi mi piacerebbe duettare con, vediamo, con Mika, anche perché no, tipo in uno Stardust abbassato per me, no? E so che la parola amica qualcuna, una mia amica in particolare, drizzerà le orecchie. E basta. Mi vengono questi per ora. Qual è la canzone che rispecchia la tua personalità? È una canzone di quando Max Pezzali ancora mi piaceva. E si chiama Me la caverò, perché me la sono sempre cavata, come la maggior parte delle persone disabili con un cervello sono costrette a fare. Me la caverò, proprio come ho sempre fatto. Canta un piccolo pezzo di una canzone a tua scelta. Ecco, non ho terminato volutamente la canzone di prima perché ve ne volevo cantare una fatta un po' per bene. E soprattutto ve ne volevo cantare una che mi piacesse un po' di più, che mi entusiasmasse un po' di più in questo momento. Scusate se mi state vedendo con vestiti diversi, ma la canzone che avevo messo era cantata veramente da schifo, quindi adesso me ne metto una che a mio parere riesco a fare meglio. Scusate. Scusate anche l'ansia, ma ho paura che mi si spenga la fotocamera. Lezioni di Nirvana, c'è il Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali scarma. Prima di salutarvi, vorrei taggare una persona la quale ama cantare come me e alla quale invierò probabilmente questo video quando sarà pubblicato. Quindi invito la mia amica Sofia del canale Sofis a rifare questo video e mando un bacio a tutti.